Iniziamo la visita del borgo e del castello, perché in realtà le due cose vanno di pari passo. Questo è l'ingresso principale. E facciamo un giro intorno al castello e di conseguenza al paese. Ecco, qui vediamo questo ampissimo parcheggio, che non è l'unico e che è comodissimo per il castello. Ecco, qui vediamo l'ingresso e di qua si scende e adesso diamo un'occhiata al borgo. Questa passeggiata al borgo io è la prima volta che la faccio e quindi non vi so dare tante indicazioni. Se non che è benissimo tenuto, molto pulito, ancorché qui d'inverno disabitato, perché sono pochi gli abitanti. Non... Ecco. Qui si scende da un... Guardiamo addirittura, vedi, i numeri civici che sono stati tutti ridipinti. Qui si scende, ecco, a destra. Continua la nostra passeggiata nel borgo senza... Oh, qui ci troviamo un altro palazzo nobiliare, che non è il castello. Ancora qui si scende. Ecco. E si arriva su una piazza con una bella vista. Ecco. Dove c'è il monumento a caduti. E un bel vedere. Dal monumento ai Caduti continuiamo la discesa, buonasera, buonasera, lungo il borgo. signora. Seguendo un percorso che non abbiamo mai fatto. E che ci porta un altro bel vedere, sono tantissimi bel vedere appena rifatto. Ecco, si nota qui veramente l'attenzione e la cura, perché è stato tanto di questo borgo risistemato. Qui c'è un bellissimo giardino, che forse è un giardino comunale. Qui c'è l'accesso al borgo. Ecco, qui sotto c'è un altro parcheggio,
perché in realtà sono tre i parcheggi grandi, per come io mi sembra di aver visto. Il castello naturalmente è quello lì sopra. Riprendiamo, ecco. Adesso risaliamo per qui, che è un pezzo che ci siamo dimenticati, a sinistra, dove c'è la chiesa, e si vedono le mura del castello. Questa è la chiesa. Questo è il castello, è uno dei lati del castello. Facciamo un rapido ingresso nella chiesa. Ecco. E lì si affacciavano i nobili.